workshop a voi studenti. Si tratta di attività che vanno a compensare, a sviluppare la didattica normalmente seguita in ISIA e in particolar modo quest'anno a integrazione e a rafforzamento di quelle che sono le attività normalmente programmate. Quindi di grande interesse per tutti, sia per gli studenti del triennio e sia per quelli che frequentano il biennio di prodotto e di comunicazione. Sono molto interessanti le varie proposte e a seguire, oltre a questa mia brevissima presentazione, ci saranno in successione le presentazioni più dettagliate di ciò che comportano le attività proposte. Considerate che sono consentite le iscrizioni ad ogni workshop per un minimo di studenti, quindi ogni workshop può partire se ha almeno 8 studenti che richiedano di iscriversi e per un massimo di 15. Ogni studente può scegliere più di un workshop e anche due, diciamo, compatibilmente con la disponibilità di tempo e di programmazione, alla quale questi workshop possono essere pianificati in un'attività intensa come quella dell'ISIA. E sono alcuni organizzati e dedicati particolarmente agli studenti di primo livello, altri a studenti di secondo livello, ce ne sono alcuni invece che possono essere frequentati sia dagli uni che dagli altri. In particolar modo pensati per questo, però non è escluso che se vi sono particolari interessi nelle varie proposte che si presenteranno ora, non è escluso che sia studenti di primo e di secondo livello possano seguirli indifferentemente. Teniamo conto che ci sarà una selezione nell'organizzazione dei gruppi di studenti in base alla espressione di interesse che ci sarà. Allora, diciamo che c'è una scaletta abbastanza intensa. Verrà presentato un progetto proposto dalla professoressa Marinella Paderni per quanto riguarda Exhibition Design, dalla professoressa Manuela Zambianchi, che invece propone, ve li faccio così in elenco, poi dopo lascio la parola a chi è già in collegamento. Manuela Zambianchi propone, per quanto riguarda l'aspetto psicologico, quindi la psicologia della sostenibilità ambientale e della responsabilità sociale, molto importante in questo momento. Stefania Bertoni, che ha consolidato una grande esperienza nel nostro istituto, propone un workshop dedicato all'exhibition design, scusate, no, a fashion recycled, cioè a quello che riguarda la creatività nel recupero anche di materiali e abiti già utilizzati e reinventandone delle proposte fatte proprio da voi. Giorgio Gurioli si orienta e si rivolge particolarmente agli studenti del biennio di prodotto, Giovanni Del Vecchio, a entrambi i livelli con un laboratorio dedicato al così intitolato Il Labirinto Magico, mentre Enrico Versari propone un workshop dedicato all'incisione, in particolare all'acquaforte. Tiziano Cremonini, che è qui con noi, e Laura Liverani si propongono, come anche in passato, a un lavoro dedicato alle editorie, quindi alla illustrazione editoriale e alla fotografia dedicata. Io ora lascio la parola a Manuela Zambianchi, che è qui presente. Non vedo Marinella Paderni, che comunque ci raggiungerà. E No, ci sono. Ah, Marinella, ciao, grazie. Ciao, ciao, sono So Andrea, Franco. che Marinella aveva premura di presentare Sì, perché grande. ha un impegno immediato e quindi lascio a lei la parola. Marinella. Grazie, grazie mille, sarò molto breve. Grazie, Maria Concetta, buongiorno a tutti. Allora, io l'anno scorso ho presentato per la prima volta un workshop di 40 ore di exhibition design.
cos'è l'exhibition design? L'exhibition design è praticamente la progettazione, la curatela di eventi culturali o di mostre, che possono essere mostre sia di arte che di design, ma anche di altre discipline o argomenti, che è praticamente una frontiera del design di questi ultimi anni. Sempre più spesso vengono chiamati da musei o da altre realtà istituzionali i designer a progettare sia le esposizioni dal punto di vista dell'allestimento, ma sempre più spesso anche a scegliere i temi attraverso cui esprimere una loro visione, un loro progetto appunto di mostro, di evento culturale, e oltre a pensare al tema che all'allestimento, si lavora anche alla progettazione della comunicazione, come pure anche di eventuali altri supporti che vengono utilizzati per poter veicolare tutto il progetto, che possono essere dagli oggetti che ne fanno parte, quindi tipo i gadget per i bookshop, come pure anche dei laboratori che possono essere fatti in maniera affine all'evento. Durante il workshop io racconterò un po' la storia della curatela, ma molto in breve, facendo vedere degli esempi di artisti e di designer che hanno realizzato delle mostre utilizzando appunto l'exhibition design, per poi passare in un momento successivo a dividere il gruppo degli studenti, cioè il corso degli studenti, in gruppi di lavoro, quindi in gruppi di 4-5 persone, attraverso cui poi i gruppi lavorano insieme, pensano insieme a un progetto, pensano al display espositivo, cioè il tipo di allestimento che vogliono realizzare, tutta la comunicazione, tutto ciò che riguarda il progetto. Durante il workshop verranno fatte delle revisioni in plenaria, cioè con tutto il corso, in modo tale che si apprenda gli uni dagli altri come è questa materia dell'exhibition design e come bisogna svilupparla. Alla fine i progetti definitivi saranno esposti a tutta la classe, ciascun gruppo la esporrà, e potranno essere poi proposti alla direzione nel caso non si voglia mostrare sul sito o si voglia fare una piccola mostra. Sono progetti che rimangono virtuali, quindi possono essere sia progetti espositivi o anche progetti di servizi tipo profili di social oppure YouTube, dove vengono esposti questi progetti di exhibition design. È una materia che io insegno a livello di arte, di storia dell'arte, già da 6 anni all'Accademia di Belle Arti di Bologna, lì ha un'accezione legata completamente all'arte, ma anche nel design ha preso strada da diversi anni, si vedono anche le mostre che si fanno alla Triennale, per cui l'anno scorso abbiamo provato con questo primo workshop che è andato molto bene ed è piaciuto tanto. Per la complessità del lavoro, il workshop è rivolto al terzo anno del triennio e ai due bienni, sia di prodotto che di comunicazione. Nella comunicazione dell'exhibition design si lavora anche tanto sulla dimensione grafica editoriale, tale per cui i gruppi di lavoro di solito vengono formati da persone che vengono, nel caso dei bienni, un po' da prodotto e un po' da comunicazione. Se ci sono delle domande, io ho visto che avevo già in programma un collegio docente all'Accademia di Belle Arti di Bologna, vi devo purtroppo salutare, però posso rimanere ancora qualche minuto nel caso qualche studente abbia delle domande. Per quanto riguarda le competenze, chi viene dal triennio dell'ISIA ha le competenze di storia dell'arte, quindi quelle di storia del design vanno benissimo. Per quanto riguarda i bienni, basta avere un po' di competenze appunto di storia del design e dell'arte contemporanea. Sì, mi connetto un secondo io per dire agli utenti, ai nostri ragazzi collegati, che volendo possono digitare le loro domande nella chat di YouTube dove ci stanno seguendo e noi le riusciamo a visualizzare qui in diretta e eventualmente fornire le dovute risposte. Concetta, segui tu l'andamento. Oltre
presentazione le possiamo raccogliere e destinare ai docenti che stanno presentando gli workshop, perché magari i ragazzi ci pensano un attimo e le domande possono affiorare anche in un secondo momento. Quindi, sì, infatti, io prima di salutarvi, Maria Concetta, do la mia mail istituzionale per chi mi vuole scrivere e chiedere delle informazioni, io sono disponibile. Se poi in un gruppo di studenti vogliono avere un incontro via Meet per approfondire in maniera diretta, far vedere qualche esempio di progetti di exhibition design, possiamo appunto concordare un secondo momento, visto che qui è la presentazione di tutte le proposte di workshop, non mi sembrava neanche il caso di mostrare dei materiali. Certo, infatti credo che questo sia il modo più razionale per poter proseguire anche in questo panorama di proposte molto belle e quindi questo credo possa valere anche per tutti gli altri docenti se segnalano poi un proprio recapito per queste comunicazioni. Grazie Marinella e buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Ciao, a presto. Allora, possiamo chiedere a Manuela Zambianchi di presentare il proprio workshop. Bene, grazie Maria Concetta. Ecco, il mio workshop che così vorrei proporre ha come tema fondamentale un'area nuova, veramente nuova, della psicologia, che è la psicologia della sostenibilità ambientale e della responsabilità sociale, e che vorrei cercare di svolgere, ecco, in una prospettiva sia dal punto di vista, diciamo, di competenze, di conoscenze anche teoriche, sia anche però di progettualità concreta. Vorrei partire dalla storia, in qualche modo anche concettuale, e come si è arrivati alla psicologia della responsabilità sociale e quindi dell'ambiente, partendo quindi dalla psicologia positiva, dal concetto di qualità della vita, dal movimento degli indicatori sociali e quindi tutta, diciamo, quella, una riflessione su un cambiamento culturale che si è sviluppato fondamentalmente alla fine degli anni 90 del secolo scorso, agli inizi del 2000, e per poi proseguire, ecco, sul proprio il concetto di sostenibilità ambientale, il concetto di responsabilità sociale declinato dal punto di vista psicologico, quindi cosa ci dice la psicologia da questo punto di vista e quale soprattutto può essere il ruolo del designer sia di prodotto che di comunicazione per favorire nelle persone, nei gruppi sociali, nelle comunità, quindi a livello individuale ma anche sociale, l'acquisizione di non solo comportamenti che abbiano una minore impronta ecologica, ma che modifichino anche quindi gli atteggiamenti interni, individuali e collettivi. E un altro aspetto importante del mio workshop è l'attenzione all'adozione, diciamo, di un modello di pensiero e anche di progettazione sistemico. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il futuro designer, sia di progetto che di comunicazione, un domani si troverà a lavorare in equip multidisciplinari, quindi progettare vuol dire considerare l'ambiente in tutte le sue relazioni complesse e sapere quindi che quando si interviene nell'ambiente si interviene nella complessità e quindi capire, ecco, questo concetto e vederlo anche eventualmente realizzato attraverso laboratori creativi. È mia intenzione sviluppare con uno o due laboratori creativi per poi progettare tenuti in considerazione queste dimensioni dal punto di vista psicologico. E ho pensato anche se la cosa non è così facile, all'intervento online, in questo caso noi siamo in presenza, ma un intervento online di relatori specialisti nell'ambito della sostenibilità. Avevo pensato alla professoressa Liliana Dotta, che però purtroppo non potrà partecipare per quanto riguarda l'area dell'educazione ambientale che noi toccheremo, che anche questa è molto importante, quindi come il designer può intervenire per educare le persone, non solo i
bambini e gli adolescenti, ma anche gli adulti, anche oltre, educare al rispetto dell'ambiente, educare alla responsabilità sociale e all'ambiente positivo, come la psicologia lo definisce. Parlerò anche di un altro aspetto della sostenibilità, che è il turismo sostenibile, un aspetto, diciamo, non molto conosciuto, ma importante, quindi viaggio come occasione di crescita, ma anche come occasione di rispetto, rispetto delle culture, rispetto dell'ambiente. E su questo tema dialogheremo insieme anche alla professoressa Alessia Mariotti, che ha accettato con entusiasmo, con piacere, ecco, di venirci a parlare di questa sua competenza specialistica. Alessia è associato di geografia del turismo sostenibile all'Università di Bologna e si occupa da tempo, appunto, della promozione sia dal punto di vista scientifico ma anche dal punto di vista proprio concreto di un turismo che rispetti l'ambiente e che rispetti le culture che conosce. Ecco, questi sono un pochettino alcuni temi che io vorrei toccare, come dicevo, in una prospettiva sia un attimo, diciamo, di acquisizione teorica, ma anche di discussione, di focus group, quindi di riflessione critica e anche di progettualità creativa, poi anche in base all'ampiezza del gruppo, delle persone che eventualmente, appunto, sceglieranno questo workshop e iscriversi. Io mi fermo qui e se ci sono delle domande, volentieri, ecco, prima di dover andare via anch'io, purtroppo ho un altro impegno, altrimenti sarei rimasta molto volentieri. Manuela, mi pare che il tuo workshop si proponga per 25 ore, mentre ricordavo che Exhibition Design, condotto da Marinella Paderni, è per un panorama di 40 ore. Quindi diciamo che sono in ogni caso compatibili anche nel caso in cui ci sia l'opzione per entrambi. Però è bene dire anche eventualmente qual è la proposta di impegno orario per ciascun workshop. Grazie Emanuela, e poi come prima, se ci sono delle cose... Allora, Tiziano sta chiedendo di intervenire. Tiziano Cremonini vi presenta un workshop dedicato all'illustrazione editoriale. Vai Tiziano. Grazie Maria Concetta, chiedo scusa ai colleghi, non volevo passare avanti agli altri, ma ho un impegno, devo fuggire prestissimo. E volevo solo dire che la proposta di workshop che ho presentato quest'anno è una proposta naturalmente molto diciamo all'interno dell'illustrazione proprio pura, illustrazione editoriale, quindi finalizzata alla produzione di una copertina per un romanzo, che verrà praticamente proposta in seguito poi a una pubblicazione vera del romanzo stesso presso l'editore Delos Digital, che è leader in Italia per quello che riguarda ebook e anche libri cartacei, ovviamente, e che pubblica naturalmente romanzi che spaziano fra tutti i generi, insomma, quindi dal thriller, fantasy, fantascienza, inchiesta, pubblicano perfino una collana dove per esempio ci sono prestigiose tesi di laurea di argomento, diciamo, legato al fantastico. Questo per dire, insomma, che lo sbocco del workshop produrrà proprio la pubblicazione della copertina per quella illustrazione che verrà ritenuta la più valida dal punto di vista, appunto, dell'editore. Per quello che riguarda il nostro percorso, ovviamente ci sarà una parte introduttiva dove si prenderanno in esame un pochino le varie modalità, insomma, di preparazione, quindi del disegno, quindi il primo approccio con il testo e anche chiaramente un primo approccio con quelle che possono essere le indicazioni dell'editore o del curatore della collana, qualora si tratti di una collana che esce periodicamente. Ci sono in ballo, l'editore mi sta preparando una serie di proposte, quindi probabilmente ci sarà anche da scegliere fra diverse possibilità, diciamo anche di genere,
E quindi poi si passerà proprio alla produzione definitiva dell'illustrazione attraverso, e questo sarà facoltà poi di ciascun studente sceglierlo, attraverso le tecniche tradizionali, quindi faremo anche un approfondimento piuttosto, diciamo, articolato sulla tecnica dell'aerografo e non solo, ovviamente. E in più ci sarà la possibilità anche di procedere attraverso le tecniche più legate al digitale, quindi digital painting, o addirittura, per chi volesse avventurarsi su quella strada, anche del 3D, insomma, quindi 3D misto con elaborazione digitale, magari in post produzione. E questo è, insomma, un pochino direi l'essenza del mio corso. Anche io rimango a disposizione per eventuali domande, potete mandarmele anche sulla mia mail istituzionale e niente, vorrei dare appunto la parola ai colleghi, scusate appunto se mi sono intromesso nella graduatoria già stabilita, ma ho un impegno, insomma. Grazie a tutti per l'attenzione. Era solo una breve scaletta, giusto per organizzare gli interventi, non certo una graduatoria. E quindi ora direi che potremmo proseguire con Stefania Bertoni, che presenta la propria proposta di workshop Fashion Recycled. Vai Stefania. Sì, grazie mille. Buongiorno a tutti. Allora, il workshop è sarà un workshop sul recycle, diciamo più precisamente su quello che oggi noi chiamiamo upcycle. La differenza è, se volete, minima, però quello che noi cercheremo di fare è di trasformare un capo che non si mette più, quindi dismesso per mille motivi, dall'usura fino al fatto che non ci piace più o non ci va più bene, e trasformarlo in un altro oggetto, accessorio o capo di abbigliamento, che invece possiamo usare. Questo è purtroppo l'unico escamotage che abbiamo oggi per poter anche preoccuparci e occuparci dell'ambiente, cosa che fortunatamente è tanto cara ai ragazzi. E come dico spesso io, se vogliamo far bene all'ambiente, dobbiamo fare delle scelte anche quando ci vestiamo, e non è certo comprando sotto costo o a volte comprando i grandi brand che possiamo quindi cercare di dare una mano. Spesso l'unica possibilità che abbiamo è appunto quella di trasformare i capi, cioè non buttarli via, ma farli diventare qualcos'altro. Nel recycle ci limitiamo magari a trasformarli in oggetti che possono essere comodi in casa. Nell'upcycle cerchiamo di dargli invece una vita altrettanto dignitosa, diciamo, di quella che c'era prima, quella che aveva il capo prima. Qui si tratterà di trasformarli e farli diventare appunto o un altro capo d'abbigliamento o un altro accessorio. In questo gli studenti saranno liberi di scegliere. Il workshop sarà strutturato, è un workshop di 50 ore, quindi bello corposetto, che vedrà due docenti impegnati, io per la parte progettuale e teorica, e poi l'ingresso di una modellista, il cui ingresso è inevitabilmente importante per poter aiutare appunto gli studenti a realizzare il progetto. Parleremo di moda e di accessori, faremo un breve excursus nel passato, ma molto velocemente, giusto per capire non solo i grandi brand, cosa hanno fatto e come sono diventati, ma anche il recycle o l'upcycle, come era e come è oggi, perché anche questo c'era ed è semplicemente cambiato nella motivazione, fondamentalmente. Il modo più semplice per spiegarlo è che una volta si riciclavano gli abiti per necessità, oggi si riciclano per eccesso,
di ricchezza di cose. Quindi ci sarò all'inizio io con questa breve storia della moda, gli esempi dei grandi brand di come utilizzano questa tecnica appunto dell'upcycle nelle loro collezioni. Cercheremo di capire anche come andare a cercare il capo che vogliamo trasformare e poi cominceremo nella progettazione. Poi entrerà Loretta Ingannato, che è una docente che da anni mi affianca in questo lavoro ed è stata spesso con me in ISIA, la quale darà indicazioni e nozioni di taglio e cucito e naturalmente aiuterà i ragazzi, farà da tutora ai ragazzi per poter andare a realizzare i progetti. Il workshop si svolgerà nei primi 10 giorni di settembre e, come hanno detto precedentemente i miei colleghi, io rimango a disposizione per gli studenti se vogliono sapere qualcosa di più preciso rispetto a questo workshop. Grazie. Mi pare che tu, Stefania, lo rivolga comunque a studenti sia del primo che del secondo livello. Esatto, sì, è rivolto agli studenti del secondo e terzo anno e al biennio dell'ISIA, quindi sì, entrambi i livelli. Non necessitano determinate capacità se non una bella apertura mentale e non il fermarsi davanti a... Spesso buttiamo via un abito perché ha un buco, perché ha un'usura. Per noi quello è un modo per partire, non per buttare. Ecco. Quindi basta una buona apertura mentale e chiunque può fare il workshop. Io non mi ricordo i numeri, però pare che l'ammontare dei rifiuti costituito dagli abiti dismessi sia molto elevato rispetto al monte di rifiuti che normalmente si producono. Quindi questo approccio è molto importante anche per ripensare a come impostare anche la propria immagine attraverso gli abiti che si indossano, ma soprattutto farlo in maniera consapevole, cosciente, che l'usa e getta non va bene. Questo vale per tutto, non solo per l'abbigliamento. Però l'abbigliamento porta via una parte, comporta una parte considerevole di rifiuti nel nostro mondo, nel nostro globo. Allora, a questo punto, grazie Stefania. E Giorgio Gurioli si rivolge in particolare agli studenti del biennio di prodotto e a lui lascio la parola. Ciao a tutti. Ma con gli studenti del biennio mi sono incontrato diverse volte nel corridoio e in aula per discutere di questo corso che abbiamo intitolato Digital Fabrication, che da una parte offre dei requisiti che sono quelli dell'utilizzo di software quali Rhinoceros avanzato della versione 7, quindi le subdivision, e l'utilizzo di Grasshopper per quanto riguarda tutta la parte delle definizioni, degli algoritmi e la possibilità della customizzazione di oggetti che noi andremo a declinare e a utilizzare sul campo sulle sperimentazioni fatte nei due bienni, cioè quella dei cocoon, di cui ordine di tempo, dei cocoon, e quella del lavoro fatto con Metis. Quindi cosa andremo a fare? Da una parte, lo sapete, dobbiamo finire quei cocoon, i bellissimi cocoon vanno finiti, come le messe a punto per Metis, ma nello stesso tempo aggiungeremo un valore che è quello della customizzazione delle superfici, dei pattern, dei moduli, utilizzando quello che abbiamo in aula, cioè che abbiamo nei laboratori, che sono la modellazione 3D con le stampanti, la CNC e anche la modellazione manuale tradizionale. Quindi
integreremo questi tre aspetti. Le ore sono 50, ci sarà un po' da capire cosa faremo, cosa faremo insieme, riferito sia ai Cocoon che a Metis, quindi vedremo come gestirla questa cosa qui. E anche perché nel caso di Metis dovremo anche seguire tutta la parte che riguarda la messa in produzione, prototipazione dell'azienda, quindi forse un paio di uscite le dovremmo fare anche a Reggio Emilia, suppongo, immagino sicuramente. Comunque l'obiettivo finale qual è? È quello di preparare intanto questi meravigliosi oggetti per il Salone del Mobile che si terrà, finalmente si è capito che si terrà a settembre, e darvi anche quegli strumenti che sono tipici della Digital Fabrication, quindi quegli strumenti che sono praticamente quelli del software, in questo caso Grasshopper, ma ce ne sono poi altri. Poi se ci sono delle richieste particolari sull'uso di Rhino più o meno avanzato, il discorso del rendering, eccetera, si può fare sempre nell'economia che è determinata dalle ore che abbiamo. E per quanto riguarda invece la modellazione super organica, adesso con Rhino 7, qui vi consiglio già di prepararvi a scaricarlo, a in qualche modo procurarvelo, quindi due volte, e tutta la modellazione organica, quindi la modellazione poligonale, che non abbiamo mai affrontato, anche perché non avevamo quegli strumenti, se non utilizzando altri software. Quindi io ho fatto una locandina che me la sono segnata qua, e quello che ho detto l'ho scritto, 50 ore, partecipanti minimo 8, massimo 25, mi sa che siano di più, crediti 4, biennio di prodotto. Non c'ho altro da aggiungere. Se avete delle domande, fatele, ma vi rispondo, vi risponderò. Lettera al direttore, fate la lettera al direttore, direttore è apparso adesso. Ecco. Mi raccomando, fate domande, non abbiate paura e soprattutto contattate i docenti che hanno presentato le proposte di workshop. Io ora, intanto grazie Giorgio, in ogni caso siamo tutti quanti orientati fortemente alla partecipazione alla Milano Design Week, e quindi diciamo che si prevede un impegno intenso di qui a settembre per poter proporre anche alcuni elementi del progetto con l'azienda Metis a livello di prototipazione, quindi questo è importante al di là della manifestazione che si terrà a Milano, perché comunque è importante sia per l'azienda stessa che per gli studenti che hanno progettato le cose che hanno sviluppato con il professor Gurioli. Giovanni Del Vecchio vi presenta un laboratorio dal titolo Labirinto Magico, corretto? Sì, è corretto. Mi sentite, sì? Ciao a tutti, buon pomeriggio. Il titolo è breve, il sottotitolo era molto più lungo. Il labirinto magico, perché oggi ci troviamo, almeno io mi trovo a farmi domande piuttosto grandi su quello che sta succedendo. Come progettista e ricercatore amo farmi domande e mettermi anche in crisi, dandomi dei vincoli. Il workshop, aveva questo sottotitolo, Laboratorio teorico e pratico sull'utilizzo e la comprensione merceologica nell'era della strumentalizzazione informatica e del transumanesimo. Questo titolo lunghissimo, perché cercavo di riassumere in breve quello
quello che sono le domande secondo me fondamentali da porci adesso, cioè dove siamo in questo periodo storico, l'ambiente che ci circonda e cosa possiamo fare, visto che come lavoro io sono anche artigiano, oltre che progettista, cioè metto in pratica le cose e cerco di risolvere i problemi. Me li creo e me li risolvo, oppure cerco dei clienti che me li creino. Dunque, volevo leggere un piccolo passo. La parte del mio workshop si occuperà, in parte sarà riservata alla teoria, in piccola parte, e poi alla realizzazione di oggetti più simbolici che economici. Nel workshop, nella presentazione, avevo dato un nome di prodotti di ritorno, cioè quindi non di recupero, non di riutilizzo, ma di ritorno, che sono oggetti che hanno una funzione di scambio simbolico e non sono annoverati tra gli oggetti di consumo, perché creare altri oggetti oggi è un impegno, secondo me, visto che noi lo facciamo di mestiere e l'uomo in generale crea e inventa tantissime cose continuamente. Mettere in primo piano la situazione attuale del consumo dell'uomo che produce e consuma è fondamentale. Mi è andato circa un quarto d'ora, 10 minuti, io cerco di mettercene 6 e mezzo. Leggerò un passo di un libro meraviglioso che si chiama Il tempo e l'acqua, di un islandese dal nome impronunciabile, e per vergogna adesso non lo pronunzierò, ma nell'incipit del libro recitano due cose molto, molto interessanti, che sono: gli elementi fondamentali della Terra non seguono più i tempi geologici, ma si stanno modificando al ritmo dell'uomo. Ormai si verificano in un secolo evoluzioni che prima avvenivano in centinaia di migliaia di anni. È una velocità che ha la forza del mito. Non solo coinvolge ogni forma di vita sulla Terra, ma è il fondamento stesso di ciò che pensiamo, scegliamo, produciamo e crediamo. Riguarda tutte le persone che conosciamo e amiamo. I cambiamenti che abbiamo davanti sono molto più grandi di quelli cui la nostra mente è abituata, più impegnativi di qualsiasi nostra esperienza precedente, più complessi del nostro linguaggio e delle metafore che utilizziamo per orientarci nella realtà. Succede qualcosa di simile quando proviamo a registrare i suoni prodotti da un'eruzione vulcanica. Oltre un certo livello, quasi tutte le apparecchiature non distinguono più i singoli suoni e non registrano altro che un ronzio. Ecco, per molti di noi l'espressione cambiamenti climatici è come quel ronzio, rumore bianco. E va avanti Andri Magnason, ecco, dicendo che è molto più facile occuparci di problemi piccoli perché la nostra testa riesce a registrarli, a capirli e anche a risolverli. Mentre quando il problema è acidificazione degli oceani, scioglimento dei ghiacci, cambiamento, innalzamento della temperatura, cambiamento delle correnti oceaniche, è talmente grande la portata di queste parole che ci arriva un white noise, un rumore di fondo. E se riuscissimo solo a percepire un 10% di queste parole qui,
cambieremmo la rotta. Eppure tutti siamo ecologisti. Propongo un workshop anche per quelli di comunicazione, perché ogni forma di comunicazione, oltre a quella produttiva, ma quella della parola, è una relazione che si crea tra me e l'altro. E quando noi interveniamo dicendo parole come ecologia, biologico, che rispetta la natura, bisogna vedere fino in fondo quanto questo è vero. Nella parola ecologia ed economia vi è una stessa radice etimologica, che è oikos, e cioè casa. Logos nell'ecologia e nomos nella economia. Sozzas diceva: l'unica ecologia è l'amore per gli oggetti, se li ami non li butti. Penso che sia così. Nell'economia che fa paura, oggi la parola economia è su tutti i giornali, bisogna trovare sempre una ripresa economica. In realtà nomos dal greco è gestione, legge, quindi gestione della casa, mentre per il popolo cretese dell'antica Grecia, dell'Arcadia, gli Arcadi, nomos era anche pascolo e musica. E quindi la gestione della casa, del pascolo e della musica. Nel workshop che ho messo per iscritto c'è scritto creazioni ed azioni di strumenti musicali per la casa. E quindi l'intenzione è quella di ritrovare un valore simbolico, simballein, che unisce, che è il contrario di diaballein, diabolico, che divide, con le cose. Più conosciamo gli oggetti che abbiamo davanti, li costruiamo noi, più creiamo questo valore affettivo alle cose e meno li buttiamo. Come diceva anche la Stefania prima, la moda rischia di creare questo surplus infinito, perché non ci affezioniamo alle cose, dopo qualche mese già fuori moda e non le conosciamo più, come non riusciamo neanche a intervenire in certi oggetti, come il nostro cellulare, che una volta aperto è impossibile da recuperare, se non per gli addetti ai lavori. Quindi trovare questo valore economico delle cose, e lo troveremo facendo con le nostre mani. Penso che sia tutto qui dalla Corea. Allora, Giovanni. Ho parlato troppo, forse. No, la passione è fondamentale, non è mai troppa e quindi è molto importante riuscire a trasmetterla. Ad ogni modo, credo che un po', diciamo, lo spirito che permea molte proposte degli workshop sia chiaro, no? Questa impostazione, questa etica verso l'amore per se stessi, ma soprattutto per tutto il mondo che ci circonda. E quindi anche in questo caso, Giovanni, l'hai ampliato verso un pensiero più grande che quindi verrà trasmesso da coloro i quali seguiranno il tuo workshop, a coloro i quali seguiranno il tuo workshop. Io inviterei Enrico Versari, perché il collegamento fra questa etica verso l'ambiente e lo spazio della creatività, che deve essere comunque raccolto all'interno di ogni persona e quindi recuperato
in ognuno di noi, viene anche praticato in un'esperienza che ora vi presenterà Enrico, un'esperienza molto interessante che ci racconterà, dedicata all'incisione e della quale non dico altro perché sarà lui a raccontarvela. Bene, mi fa molto piacere prendere la parola dopo Giovanni, che è una sorta di mistico del design. Io non propongo niente di nuovo, nel senso che la mia proposta ha a che fare col tema dell'acquaforte, quindi un'antica tecnica della riproducibilità artistica, fondamentalmente. Siamo all'incirca attorno al XV-XVI secolo, la data non è ben chiara, e ad un certo punto nasce l'esigenza, al di là del fatto che dopo Gutenberg la stampa potesse essere, come dire, riproducibile, eccetera, nasceva l'esigenza di creare delle immagini. E il primo diciamo espediente fu quello della xilografia, cioè l'immagine nate attraverso l'intaglio di un legno inchiostrato che poteva accompagnare le parole delle Bibbie di Gutenberg. Dopodiché nacque l'esigenza di trovare un modo più fine di lavorare e soprattutto di creare multipli del disegno. Dal mio punto di vista il design è riproducibilità tecnica, quindi torniamo a questa tecnica molto antica che ha a che fare con un qualche di alchemico, per esempio il nero fumo creato da una lampada a petrolio che, creando questa nerità e scavandola, ottiene un nero incredibile per produrre soprattutto gli inchiostri che attraverso queste tecniche molto antiche creavano la storia del libro, fondamentalmente. Quindi il corso che propongo fondamentalmente è un corso di acquaforte. L'acquaforte ha a che fare con un'immagine, quindi è rivolta a tutti coloro che abbiano buona dimestichezza nel disegno, molto buona dimestichezza nel disegno, perché con l'acquaforte possiamo creare dei chiaroscuri molto intriganti e precisi, e attraverso l'ausilio, per esempio, di una lastra di rame piuttosto che altri metalli, incerandola, cioè rendendola permanente all'azione di un acido, possiamo creare un supporto ideale per creare una matrice che a questo punto verrà incisa attraverso delle punte, degli strumenti che via via andremo a scoprire. Il corso è di 25 ore, direi, e penso che abbia due crediti, questo poi me lo potrà confermare il nostro direttore. Attraverso varie punte, vari elementi, scalfiremo semplicemente il nero fumo che ha annerito la lastra e ha creato la possibilità di creare questi piccoli segni molto precisi, no? Nella lastra di rame, inchiostrarla, stamparla attraverso l'uso del torchio per creare multipli. Il design è multiplo, cioè oltre se stesso, la riproducibilità dell'opera artistica, quindi un'opera che viene riprodotta uguale a se stessa. Quindi andiamo alla radice della parola design. Design è prodotto che si ripete, fondamentalmente, potrebbe essere anche, oppure è stato questo alle origini. E quindi cercheremo di creare dei multipli attraverso un segno creato in maniera molto artigianale, direi a questo punto medievale. Quindi la mia avanguardia in questo caso è tornare proprio alla radice del segno e cercare queste tecniche antiche, le prime tecniche di riproducibilità dell'opera d'arte. Quindi acquaforte, potremmo avanzare un qualcosa sull'acqua tinta, sulla maniera nera, varie tecniche di riproducibilità dell'immagine. Io a questo punto penso di aver detto tutto, Maria Concetta, perché questo è il saldo forte. Grazie Enrico, sei molto efficace nella tua presentazione. Ci potevi fare una cosa in diretta, proprio una dimostrazione. No, aspetta, scherzavo. Lasciamo la sorpresa a quando eserciterai il tuo workshop.
ho preparato varie cose del come si possa fare, però il tema secondo me è questo, che può avere a che fare col design, molto probabilmente. L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica. Questo è un testo fondamentale di Walter Benjamin. Lui parlava della xilografia in primo luogo, che fu la prima forse. Io penso che ce ne fosse stata un'altra prima. Cioè, pensiamo al nostro antenato che pone la sua mano davanti alla parete rocciosa e spruzzando a guance gonfie questi ossi di minerali lasciò un'impronta. Quell'impronta è riproducibile, cioè ogni volta che poniamo una mano davanti a una caverna, soffiamo il nostro, spruzziamo il nostro colore, lasciamo un segno. Quella è design, cioè la serialità. Dopodiché la xilografia, come diceva Walter Benjamin, ma secondo me l'acquaforte, cioè molto più delicata, con segni molto più fini, che ci dà la possibilità di creare dei multipli, soprattutto se abbiamo buona dimestichezza nel disegno. Quindi non venga nessuno che, insomma, io vorrei persone pronte nel disegno, quindi saranno una quindicina, non di più, perché è una tecnica molto, come dire, laboriosa, nel senso che dovremo preparare le nostre lastre di rame, le lucideremo, le anneriremo col nero fumo, metteremo prima la cera, le incideremo, le faremo, come dire, le faremo lavorare attraverso questi acidi del tutto naturali, perclorferico per esempio sul rame che corroderà il segno fatto, le inchiostreremo con il tessuto di tarlatana, cioè un tessuto molto rigido, che serviva per esempio per fare i colli delle camicie, questi tessuti rigidi, puliremo la lastra perché così il tessuto non penetrerà nel segno e a questo punto andremo a stampare attraverso l'uso di un torchio che abbiamo per esempio a Lesia, adesso non posso spostare la mia telecamera, qui nello studio ne ho un paio, quindi attraverso come dire, il giro del torchio creeremo dei multipli numerati, quindi una piccola serie, una serie magari da 15-20 elementi, poi bifferemo la lastra, nel senso che sulla lastra verrà tirata una croce perché nessuno più potrà, dopo l'autore, stampare altre copie. Quindi il tema è la riproducibilità del segno, quindi il design, nel senso della sua riproducibilità, però a numerazione limitata, 15-20 copie. Quasi quasi mi scriverei anch'io, di disegno me ne intendo, ma di incisione no. E devo dire che il disegno è molto importante perché disegnare vuol dire conoscere, impossessarsi, è anche una meditazione, quindi non è un caso che la qualità, diciamo, l'abilità, ecco, degli studenti che si avvicinano a questa esperienza che Enrico ha presentato deve essere un'attitudine senza timore del disegno, perché altrimenti disegnare su carta è un conto, incidere è un'altra cosa. Ora, finalmente Laura Liberani. Laura presenterà il proprio workshop dedicato alla fotografia. Ciao Laura. Non ti sentiamo. Ecco. Sì. Ero on mute. Ciao Concetta, buonasera a tutti quelli collegati che non vedo in quanti siamo in realtà. Mistero, ecco. Non si sa, dalla regia senza rete, non ce lo dicono, ma... Sono 42 collegati in questo momento. Ecco, adesso sei emozionata, vai. No, vabbè, non sono moltissimi. Allora, io vi presento il workshop di fotografia editoriale. Si tratta di creare da zero un servizio fotografico che è destinato al mercato editoriale. Quindi simuleremo il lavoro che si fa in una redazione, però dal punto di vista di chi produce le immagini. E i passaggi sono
individuare la storia, sviluppare l'idea, quindi l'idea e la storia praticamente coincidono, si stabilisce che cosa raccontare e si sviluppa questo racconto che sarà un racconto per immagini. Il cuore del nostro workshop sarà però la sala di posa, perché come purtroppo vi siete accorti, quest'anno non è stato possibile per le misure anti-Covid accedere alla sala di posa, allo studio fotografico. Quindi una parte consistente del workshop sarà proprio dedicato alla pratica in studio. E il mercoledì pomeriggio ci troveremo, secondo tutte le scadenze, se non sbaglio è una volta a settimana per 4 volte, non ho sotto gli occhi il prospetto, comunque dovrebbe essere a partire dal 6 di maggio, quindi la settimana prossima, ogni mercoledì noi saremo in studio fotografico fino alla fine del workshop. Poi queste lezioni pratiche saranno alternate da delle sessioni proprio, chiamiamole anche riunioni di redazione, in cui gli studenti proporranno le loro idee. Chiaramente ci sarà una parte introduttiva in cui vi saranno dati gli input per partire. Quindi gli studenti proporranno le loro idee, le svilupperanno e alla fine ci sarà l'ultima sessione in cui ci sarà una vera e propria presentazione dei vostri lavori. Questi lavori poi saranno spendibili proprio in termini di proposta editoriale che potrete appunto inoltrare a diverse redazioni. Poi vedremo da che cosa, in base a che cosa produrrete, cioè, in modo da io potrò stabilire magari quali foto editor, quali redazioni giornalistiche di riviste potrebbero essere interessate a questi lavori, e ci sarà anche una condivisione di contatti in questo senso. Posso condividere lo schermo un attimo, così vi faccio vedere il flyer che avevo preparato? Vado. Allora, vedrete all'inizio, ok, sì, mi dicono che è più facile con 2 monitor che non ho, ok. Vedete in questo momento un po' di caos, però ecco qua il flyer. Quindi vediamo proprio i contenuti specifici. Quindi, appunto, prima lezione, introduzione al workshop e introduzione alla sala di posa, perché la prima lezione sarà in presenza. Poi successivamente, per conto vostro, voi svilupperete questo un tema, un'idea da proporre, ovviamente fotograficamente, e che sarà informata da una rassegna dei generi fotografici della generi fotografici editoriali, e ci soffermeremo soprattutto sul reportage di tratto. Perché il ritratto? Perché è uno dei generi editoriali che tuttora vengono pagati. E il reportage è la stessa cosa, solo che il reportage si può fare anche senza una modificazione dell'illuminazione, ok? Mentre il ritratto è più semplice probabilmente farlo in studio. Poi ci sarà il cuore pratico del nostro workshop, che sarà l'illuminazione fotografica utilizzando i sistemi di luce continua e flash. Lo faremo in sala di posa, però utilizzeremo anche la possibilità di applicare questo tipo di illuminazione alle location, quindi in esterni. Questo vi può servire quando, per esempio,
dovete fare un lavoro sul campo che non prevede lo studio, cioè non potete portare i soggetti nello studio fotografico, allora fate il contrario, portate lo studio fotografico dai soggetti. Poi ci sarà una parte di edizione, quindi selezione delle immagini, editing, post-produzione, e infine, cioè, facciamo proprio il pacchetto completo, dopo un'introduzione su come si lavora con foto editor e redazioni, la differenza tra assegnati e progetti individuali. Sostanzialmente gli assegnati sono quelli che vi propongono direttamente agenzie, giornali, riviste, eccetera. I progetti individuali sono quelli che iniziano da voi, però poi siete voi a proporli alle redazioni. E, ok, quindi la parte finale sarà concludere con un servizio spendibile, proponibile nel mercato editoriale. Quindi uscite con qualcosa di concreto, oltre che una certa esperienza proprio di pratica della sala di posa, che potrà essere applicata non solo alla fotografia editoriale, ma anche ad altre forme. Ok, ho scelto questa immagine perché è un lavoro, è uno degli assegnati più entusiasmanti a cui ho lavorato, quindi condividerò con voi naturalmente anche la mia esperienza di lavoro concreta. Benissimo, io ho concluso, però mi chiedo se alla fine di tutto questo ci saranno delle domande. Potranno allora, come torno? Stop sharing, ok. Mi vedete me adesso? Sì, certo. Ok. Sei un po' in ombra, ma va bene, dai. Ti intuiamo. Sei un po' in ombra, ma ti intuiamo. Sì, ecco. Eccoci qua. Benissimo. Dopo ci sarà... vedo adesso il messaggio. Laura, sei nera. Sì. Okay. Ma non è nera ancora, è un po' scuretta di luce. Sì. Ok, no, perché c'ho la finestra dietro. Però prende bene solo qui il mio internet, quindi dopo ci saranno delle domande, immagino, da parte degli studenti, quindi se c'è qualcosa che non è passato nella mia presentazione, qualcosa che volete sapere, insomma, risponderò. Sì, gli studenti possono interagire tramite la chat di YouTube, quindi... le domande, se arrivano, le vediamo e quindi le puoi vedere anche tu attraverso, appunto, il canale YouTube. In comments, attraverso l'icona comments che hai, che tu dovresti vedere, che ho spiegato prima, ma tu, essendo arrivato in ritardo, non hai potuto godere delle spiegazioni. No, sono arrivato in ritardo perché mi hanno detto che sarei seconda. Dopo, allora ho spostato i miei impegni prima. Comunque, ok, dopo... Ok, io dovevo aggiungere una cosa, intanto che perché mi è stato comunicato dalla Daniela Lotta, che il corso di il workshop di Marinella Paderni sulla curatela è anche per quelli del secondo anno primo livello. Si era dimenticato di dirlo, ci teneva a dirlo, quindi ve lo comunico io qui. Al secondo e il terzo anno del primo livello, sul secondo livello abbiamo quelli che possono partecipare, quelli del primo livello, del primo corso, ovviamente. E se le domande, come dicevo, possono essere convogliate a noi attraverso la chat, ma oppure gli studenti possono consultare le note in segreteria e anche tutti i programmi che comunque dovrebbero essere già stati inviati, e quindi se ci sono ovviamente dei commenti
o delle richieste particolari, la cosa che vi consiglio è di mettervi in contatto direttamente con i docenti, che potranno soddisfare anche in forma privata tutte le vostre domande. Che dici, Concetta? Io dico che guardando qui nei comments non ne vedo di domande attualmente. No, ve le avrei girate, ve le avrei girate io, non ci sono, quindi... Ecco, allora, ricapitolando, avete praticamente avuto l'illustrazione di 8 workshop, diciamo alcuni di questi prevalentemente orientati al triennio e altri fra il triennio e il biennio, e l'unico che si rivolge, gli unici che si rivolgono esclusivamente al biennio sono quelli presentati da Giorgio Burioli, che sono un paio, con la somma di 50 ore, entrambi con un titolo differente, che sono design dei progetti dedicati alla mostra della Design Week, della Milano Design Week, e Digital Fabrication. In realtà poi si rivolge in particolare agli studenti che lui già segue, e quindi diciamo che questi sono un pochino più riservati. Gli altri, Marinella Paderni, come abbiamo detto appena adesso, al secondo o terzo anno del triennio, più i ragazzi che vogliono seguirlo e che seguono e che frequentano i bienni. Manuela Zambianchi, anche lei si rivolge in particolar modo agli studenti del secondo livello, però non è escluso che qualcuno sia interessato anche fra gli altri ragazzi che frequentano il triennio. E Stefania Bertoni si rivolge a studenti sia del primo che del secondo livello per Fashion Recycled. Enrico Versari in particolare si rivolge ai ragazzi del primo livello, però anche qui non credo che ci siano le porte chiuse per altri che siano interessati. In particolare Tiziano Cremonini e Laura Liverani si rivolgono a studenti del triennio, cioè del primo livello, ma comunque anche qui, ripeto, possono parteciparvi altri. Diciamo che tutti questi workshop si attivano con almeno, scusate, 8 studenti iscritti. E vi sono dei limiti per via degli stanziamenti che voi e noi conosciamo tutti, contemporaneamente un massimo di 15 studenti, e quindi insomma cercate di organizzarvi. Se avete bisogno ci scrivete, in ogni caso le domande più specifiche rivolgetele ai docenti che hanno presentato tutti questi workshop. Io intanto vi ringrazio e vi auguro buon pomeriggio. E anche buon primo maggio.